Attenzione ai tentativi di truffa via mail, cos'è il famoso phishing? Ne parliamo subito in questo video sul nostro canale YouTube. Ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Anche oggi parliamo di una truffa particolarmente frequente nella quale è facile imbattersi via mail, il cosiddetto phishing. È un fenomeno che sta dilagando anche all'attenzione della polizia postale in quest'ultimo periodo e sono migliaia le mail che pervengono proprio con all'interno dei contenuti alquanto anomali. La cosa che però è molto molto grave e che quindi merita un'attenzione anche sul nostro canale YouTube è che ultimamente stanno arrivando delle mail che sembrano pervenire appunto dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, e questo fa indurre naturalmente a pensare che si tratti di vere e proprie mail, o meglio delle PEC che portano la notifica di una cartella di carattere esattoriale, quindi un debito, un pagamento nei confronti del destinatario della mail. Questo problema appunto sembra essere dilagante, è partito già quest'estate e ora sta imperversando. Bisogna pertanto porre molta attenzione, perché la finalità della mail è andare a raccogliere dati dell'eventuale contribuente, quindi destinatario, dati di carattere fiscale, a volte anche di carattere proprio finanziario, come i dati della carta di credito. Pertanto bisogna fare molta attenzione, quindi vi do questa specifica indicazione. Le mail di cui stiamo parlando sembrano appunto pervenire dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, sono inviati tutti tramite posta elettronica, sembrano PEC ma in realtà non sembrano PEC e hanno come emittente appunto un nome molto simile a quella notifica puntino acc chiocciola agenzia riscossione gov.it, quando in realtà si vede che non perviene assolutamente da queste. Nell'oggetto viene scritta proprio notifica cartella di pagamento numero e viene messo un codice numerico variabile. Nel corpo del messaggio poi ci sono tutta una serie di informazioni che sembrano anche veritiere e però non lo sono, perché non c'è alcun reale riferimento alla verità. Allora noi informiamo naturalmente che si tratta di un phishing, quindi di un tentativo di truffa, e naturalmente quello che differenzia è che l'Agenzia delle Entrate non manda queste notifiche strutturate in questa maniera qua, è totalmente estranea e soprattutto non allega i file Excel che invece risultano essere allegati, non allega nessun link a cui va viene richiesto di indicare i propri dati personali, e quindi assolutamente ricordiamo che questo è il vero e proprio indirizzo, ben diverso. Quindi intanto, nel momento in cui vedete un mittente con queste caratteristiche, andate a verificare se si tratta di indirizzi ufficiali, di indirizzi governativi, quindi presenti nella PEC, facilmente reperibile. Quindi se l'indirizzo PEC è errato, non è facile da verificare, non rispondete assolutamente, andate subito a cestinare la mail, a volte contiene anche dei virus, pertanto è obbligatorio farlo molto velocemente. Questo non significa che le notifiche non avvengano via PEC, anzi è un metodo che effettivamente l'Agenzia delle Entrate utilizza per le notifiche delle cartelle esattoriali, però non lo fa evidentemente in questa maniera. Non cliccate quindi nei link e non aprite assolutamente gli allegati, eliminate tutto velocemente anche dal cestino del vostro PC. Bene, speriamo di esservi stati utili con queste ulteriori informazioni e vi invito a tenervi sempre aggiornati sul nostro canale YouTube. Alla prossima!